Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fare le Torte Store, benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, come il mio piccolo assistente, Diego. e oggi siamo qua per una nuova recensione che vede protagonista i nuovi personaggi del nuovo gioco, o meglio, è un gioco che c'è ormai già da tempo per Android e iOS, però è stato da poco reso, diciamo, scaricabile per tutti quanti. Quindi, dopo questa, diciamo, novità, McFarlane ha deciso di riprodurre le action figure di questi personaggi. Allora, ci sono vari tipi di personaggi, ci sono scatole come le classiche McFarlane, oppure ci sono blister come queste che vediamo qua in alto, oppure hanno fatto anche solamente una al momento, ovvero Topolino in versione da 25 cm, quindi grande come le statue solite da McFarlane. Il personaggio che andiamo a vedere oggi è Genio, ovvero quello di Aladdin, che è quello che mi ha colpito di più perché è bellissimo. A parte che come personaggio mi piace, però anche l'action figure è davvero fantastica. Quindi ho deciso di cominciare da lui, anche perché è mia, quindi non vedo l'ora di vederla dal vivo e dare una valutazione su queste action figure. Per quanto riguarda il gioco, purtroppo non l'ho provato, ho dato un'occhiata giusto per vedere di cosa trattasse, però non lo giocherò perché non sono un amante dei giochi mobile, però secondo me deve essere molto carino. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ciao, ci vediamo sul tavolo con il genio. Esatto. Ok, eccoci con il nostro genio fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 22 cm, compresa la basetta. Allora, diamo un'occhiata velocemente a tutto il personaggio. Allora, questo è il nostro bel faccione. La cosa bella di queste action figure, o comunque di queste action figure, è che sono sì presi dal gioco, ma il gioco è preso dai cartoni. Quindi abbiamo gli outfit diversi, perché comunque sono in fase di combattimento, ma le sembianze sono direttamente presi dai cartoni. Infatti qui vediamo il bel faccione del genio. Magari cambia un po' i capelli, cose così, ma è lui. Si vede che è lui. Allora, diamo un'occhiata alla testa, possiamo muoverla, ma molto poco, cioè praticamente possiamo andare su e giù in questo modo e girarla appena appena. Niente di preoccupante, nel senso possiamo farlo, non è che c'è qualche pericolo, però è limitata. Abbiamo il mantello in gomma, quindi totalmente in gomma. Anche le spalline in gomma. Barba e capelli anch'esse in gomma, stessa cosa per la cintura e ovviamente tutto il vestito. Allora, apertura delle braccia direi ottima, possiamo arrivare fino a qui. Abbiamo, allora, possiamo ruotare la spalla, ovviamente fino alla spallina perché poi si blocca. Abbiamo la rotazione anche sul bicipite, ok, e poi abbiamo il doppio snodo sul gomito, bellissima cosa. Possiamo ruotare la mano e snodo anche sulla mano. Abbiamo sulle braccia e sulle dita i gioielli del genio, quindi bracciali, braccialetti e anelli. Stessa cosa anche su questo braccio, quindi anche su questa mano abbiamo lo snodo. Per le gambe non le abbiamo. Quindi, come appunto nel cartone, non abbiamo le gambe, ma abbiamo la sua coda che viene direttamente dalla lampada, che in questo caso non c'è. Peccato, mi sarebbe piaciuta una bella lampada da dove lui veniva fuori, però purtroppo non c'è. Forse anche nel gioco non c'è. Io adesso non ho guardato principalmente il genio, ho dato un'occhiata proprio al gioco in generale. Quindi il genio non l'ho visto. Peccato. Per quanto riguarda il body, abbiamo un pezzo di plastica, ma non unico, perché abbiamo un piccolo snodo che possiamo addirittura anche staccare, quindi diventa così, con un bel peg in questa posizione. Andiamo a inserire, quindi possiamo anche girarlo appena appena, però non su e giù perché sennò si stacca. E questo è il nostro genio.
Allora, gli accessori sono praticamente la basetta, che è un vortice di energia viola, che andiamo a inserire in questo modo. Abbiamo solamente una scelta, quindi abbiamo questa rientranza dove andiamo a inserire qui in questo modo, quindi non possiamo sbagliare, e questo sarà il nostro genio esposto. Poi, come McFarlane ci ha abituato, abbiamo anche le carte. Sulla carta troviamo il nome del gioco, Mirrorverse, quindi dategli un'occhiata. Non che voglio fare pubblicità, perché comunque a me non viene in tasca niente, però date un'occhiata, magari vi piace e iniziate anche questa avventura. Il nome del personaggio e il suo ruolo, quindi è un gioco fatto a ruoli. È un gioco action, quindi non è un gioco a turni, è un gioco action dove ogni personaggio ha il suo ruolo, in questo caso tank. E dietro troviamo la sua biografia e le sue abilità. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Visto che manca la lampada, abbiamo aggiunto la nostra, che ormai la strofino da anni e anni, ma non succede niente, quindi secondo me è un po' difettosa. Comunque, bando alle ciance, veniamo alle nostre valutazioni, che sono positive. Bellissima questa action figure, davvero stupefacente. Anche se non ho giocato il gioco, mi ha attirato e sono contento comunque di averla. E quindi, per tutti quelli che non conoscono il gioco e non hanno intenzione di giocarci come il sottoscritto e vi piace il personaggio in questione, consiglio assolutamente l'acquisto. Poi, per quanto riguarda la qualità, McFarlane, ragazzi, in questo caso è davvero massiccia, anche perché lui è molto grande, quindi è fatta davvero bene. Abbiamo pochi snodi, perché il personaggio non le richiede, però quei pochi che abbiamo, devo dire che sono fatti molto bene. Non ho trovato nessun tipo di difetto. Molto bello l'outfit con il mantello, anche se preferisco il genere normale, però in questo caso me lo faccio andare bene così, anche così. Quindi, ragazzi, acquisto consigliato. Cosa importante, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa serie e vi va di vedere altri personaggi. Jason? Molto bello, e di accessori volevo aggiungere i fulmini viola, okay, da mettere in mano, e poi la, come si chiama, la lampada, come al posto di quella basetta viola. Allora, per quanto riguarda i fulmini, sì, sarebbe stato bello magari anche due mani di ricambio, una con l'indice puntato come lui faceva anche nel cartone, tipo a pistola, ecco, la mano a pistola, e magari qualche effetto scenico che io odio, però questo l'ha detto Jason, io non li richiedo, a me andava bene solamente la mano. Per quanto riguarda la lampada, al posto della basetta no, perché comunque probabilmente nel gioco non c'è questa cosa. Se hanno fatto questa basetta viola, vuol dire che nel gioco è così. Però potevano aggiungere una lampada come omaggio al personaggio, ecco, questo potevano farlo, però vabbè. Sappiamo che comunque in queste action figure manca sempre qualcosa, noi siamo sempre quelli che si lamentano, quindi va benissimo così. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i video futuri, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.